Ladies and gentlemen. Ciao popoli Lega Nerd, bentornato a un nuovo appuntamento con Popcorn Time. Io sono Gabriella e come sempre sono in prima fila, pronto a guidarvi tra le novità cinematografiche della settimana. Ora che i ponti sono finiti, perché? Perché? Siamo costretti a ritornare alla nostra routine, ma per fortuna c'è lui, divertente, a volte romantico, altre volte spaventoso o misterioso, il nostro caro amico cinema. Cominciamo questa settimana con un action a tutta adrenalina, con protagonista il bellone finto biondo elfo Orlando Bloom. Sto parlando di Codice Unlocked. Alice, agente della CIA esperta nella conduzione di interrogatori, riesce ad ottenere da un giovane prigioniero, membro di una cellula terroristica, delle informazioni vitali su un prossimo attacco contro un obiettivo americano a Londra. La donna riferisce i risultati dell'interrogatorio a Frank Sutter, uno dei responsabili dell'operazione, ma di lì a poco scopre di essere stata raggirata perché Sutter non è affatto chi le pensa. Alice si rende conto di aver fornito involontariamente all'uomo informazioni utili alla realizzazione dell'attentato. Passiamo al genere thriller, questa volta con protagonista una Roche molto pericolosa. La bellissima Jessica Chastain, che prima di farsi ammirare sulla Croisette di Cannes, si lascia far vedere al cinema con Miss Sloan. Chi lo ha detto che solo gli uomini sanno gestire il denaro e truffare senza pietà? Nel mondo dei power broker e dei mediatori politici, Elizabeth Sloan è una lobbista straordinaria, la più ricercata a Washington. C'è solo una parola che Miss Sloan non è abituata a sentire: perdere. Famosa infatti per la sua furbizia e testardaggine, pronta a tutto pur di vincere, Elizabeth si troverà faccia a faccia con un potente avversario e per la prima volta conoscerà il vero e salato prezzo per la sua prossima vittoria. Sapevate che Jessica Chastain, Amy Adams e Isla Fisher spesso vengono confuse? Boh, io al massimo potrei confondermela, e l'ho fatto ogni tanto, con Bryce Dallas Howard. I am not Jessica Chastain. E parlando della rossa Bryce Dallas Howard, la prossima uscita di questa settimana è Gold, la grande truffa, che la vedrà protagonista in compagnia di Matthew McConaughey, Toby Kebbell ed Edgar Ramirez. Sullo stile di The Wolf of Wall Street, girato tra le giungle thailandesi e grattacieli newyorkesi, Gold è la vera storia di Kenny Wells, uomo d'affari alla perenne ricerca del colpo milionario. Grazie al geologo Michael Acosta, si imbatte in una vera e propria montagna di soldi, una delle più grandi e prolifiche miniere d'oro nell'inesplorata giungla indonesiana. Sfacciatamente ricco, senza freni e ancora più avido di denaro, Wells proverà a prendere di petto Wall Street, ma non è tutto oro quello che luccica. E finiamo in allegria questa settimana con la nuovissima commedia firmata dal Dottor Dorian. Dr. Acula, across the screen, take that period, get it out of there, squish it together, it'll say Dracula. Ovvero Zach Braff, con protagonisti Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin. Willy, Joe ed Al sono tre amici di vecchia data che decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un'assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati. Personalmente adoro Zach Braff come regista, il suo stile così dolce e malinconico. Questo titolo non può assolutamente mancare tra i miei preferiti. Dall'action al thriller, dal biopic alla commedia, dove vi condurrà il vostro cuore questa settimana? Qualunque sia la scelta, spero che comunque vi riporti qui giovedì prossimo per un nuovo episodio di Popcorn Time. Quindi, pollicioni in su, spammate a motore, ci vediamo alla prossima. Ciao! E Chastain o Chastain? Chastain, giusto? Chastain. Qual è l'altra? Ah, mi sono dimenticata. Yeah. Ma confuse? No, venivano, vengono. Cazzo dico. Han Solo muore. Anzi no, vanno, vanno. Oh, no. Cazzo. L'altro chi è? Ed Edgar Ramirez. Ramirez. Dottor Doria. Non è vero.
È vero, vorrei aver avuto pure io una relazione con Marilyn Manson. Ma comunque no, è vero, il taglio è lo stesso. Vabbè, lei è più finocca, però che c'entra? Non lo so. Magistellari. 42. Open.